tutti, oggi iniziamo un altro tutorial per quanto riguarda il tema Natale. In questo caso faremo un fuoriporta o semplicemente anche in dimensioni più piccole un segnaposto. Allora, innanzitutto questo video lo andiamo a improntare sul tema del riciclaggio. Non utilizzeremo prodotti definiti, ma andiamo a ricavarci un qualcosa utilizzando pezzi degli anni scorsi. In questo caso io ho preso un pezzo di feltro, che è facile da tenere in casa perché è creativo, gomma Eva e del pannolenci verde. In più ho riciclato dei vecchi petali di fiore che mi si erano rotti e sono andati a riportarlo sulla gomma Eva, in modo che io posso così ricavarmi dei nuovi fiori. Procediamo con il lavoro. Innanzitutto, allora, il nostro feltro deve avere la misura di 30 cm per lato, essendo un quadrato 4 lati uguali. Poi andiamo a prenderci la metà di ogni lato, e quindi 15 cm. Dopodiché io cosa faccio? Vado a smussare i miei lati dandogli un effetto arrotondato. Procediamo. Ricavati i quattro lati, vado a cucire a meno un mezzo centimetro tutta la circonferenza con del cotone che utilizziamo per il punto croce. Quindi io procedo con un ricamo tratteggiato. Una volta ultimato il nostro ricamo, andiamo a comunque tenere presente i nostri punti che abbiamo messo a metà del lato. Quindi ora devo fare in modo che questo lato con questo lato vanno a piegarsi al centro, tipo così. E la stessa cosa la facciamo fare da quest'altro lato. Quindi noi sappiamo che qui abbiamo il nostro punto e qui c'è l'altro punto. Quindi io devo piegare così, richiamandomi questo lato qui e incrociandolo in questo modo. Vedete? Ora cosa facciamo? Nel momento in cui io mi sono ricavato questo punto qua, vado a mettere un po' di colla. Incollato il primo lato, andiamo a piegare l'altro. Quindi sempre nella stessa modalità prendiamo in riferimento questo lato con questo qui e lo pieghiamo. Quindi io mi blocco di qua e di qua. Vedete? Ho creato la mia lettera. Ora vado a dare un punto qui e un po' al centro, cercando di sovrapporre almeno un pochino questo lato qui. Come potete vedere, la mia lettera si può dire che è finita. In questo caso io ora vado a mettere giusto un pochettino di imbottitura per poi applicarci degli abbellimenti. Non voglio andare a riempire molto questo lato qua, voglio lasciarlo libero, ma vado a creargli giusto una fantasia al centro. Quindi nel frattempo metto un po' di ovatta per dargli comunque una bella consistenza, come se fosse piena. Fatto questo, passiamo ora a ricavare i nostri fiori. Come vi avevo detto poc'anzi, io avevo dei pezzettini di fiori vecchi che saranno rotti. Ora cosa ho fatto? Mi sono riportata 5 pezzi
di fiore grande, petalo grande, e 5 pezzi di petalo piccolo sulla gomma Eva. Come potete vedere io l'ho già disegnato, ora vado a ritagliarli e poi insieme vi faccio vedere come li abbellisco. Abbiamo tagliato i nostri pezzi, ora prendiamo un bicchiere piccolo di plastica e aggiungiamo dentro della colorazione in acrilico color oro. Aggiungo dei brillantini dorati, prendo un pennellino e vado a miscelare un pochettino. Prendo il mio pennellino e inizio a pennellare nella circonferenza del nostro petalo. Giusto una leggera sfumatura, non deve essere proprio preciso, deve essere giusto leggermente sfumato. Come potete vedere, io nella foglia più grande ho fatto solo i contorni, mentre in quella piccolina ho sfumato dal centro verso l'alto. Dal basso verso l'alto, tipo a ventaglio così. Ora questi li metto da parte e nel frattempo mi vado a creare le foglie. Prendo la mia stoffa di panno legno e me la piego a due e a mano libera vado a crearmi i miei agrifoglio. Ultimate le foglie, ritorno sui petali. Dopo che si sono asciugate bene, iniziamo dal petalo più grande. Io nel frattempo ho fatto riscaldare la piastra per i capelli che utilizzo solo per questi lavori e ora vado a passarla sopra per dargli un po' di calore e poi con le mani vado a modellarla per dare un effetto un po' più morbido. Una volta aver modellato i nostri petali, prendo dei pistilli color oro. Come potete vedere io ho questi qua, di cui ho tagliato la parte dello stelo e ho lasciato soltanto questa piccola parte qua, che ora andrò a posizionare in uno dei miei piccoli petali. Ricavata la nostra stella di Natale, andremo così ad applicarla qui al centro della mia lettera. Ovviamente è a piacere, io in questo caso l'ho fatta un po' più grande perché voglio che mi spunti fuori. Quindi ora mi vado ad applicare la mia stella e poi aggiungo gli altri ornamenti. Con l'aggiunta dei decori abbiamo ultimato il lavoro. Come vi dicevo già in precedenza, potete farlo anche di dimensioni più piccoline, magari inserendo all'interno un sacchettino con caramello o biscottini e renderlo un grazioso segnaposto per gli invitati. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere informato quando ci saranno nuovi video. Seguitemi sui social che troverete giù in descrizione, commentate se avete qualcosa da dirmi o avete consigli da darmi.
Io vi do appuntamento alla prossima. Ciao, a presto.